Sono felice. Dopo 30 anni dal primo record dell'ora, mi si presenta ancora la possibilità di lavorare ad un nuovo tentativo, questa volta con Pippo Ganna, il più forte campione nelle gare contro il tempo, e con lui svilupperemo un'altra pinarella da record. Nel 1994 le spade. Le spade è stata la prima bici creata per il primo nostro record dell'ora per un campionissimo come Miguel Indurain. Una delle prime monoscocche al mondo, in carbonio, disegnate all'epoca con l'ausilio della Garrier del Vento. Più di 10 anni dopo, compre di Luigi su un altro record dell'ora, sempre più aerodinamica. In quel caso là, il primo approccio alla stampante 3D, per stampare l'appendice del manubrio. Per Pippo porteremo questa tecnologia a livello superiore. This year we're gonna be the first company to fully make a frame, fork, seat post and handlebar with the 3D printing technology. That will allow us to achieve the next level in terms of aerodynamic, of stiffness and rigidity, and also of comfort. You have the bike and the rider racing together, so you have to look onto the aerodynamics as a complete unit. This is where CFD, computational fluid dynamics, comes in. And then when you design your bike and you have it on your screen and you did your stress analysis, how do you make it? In questo progetto abbiamo forme molto complesse dettate dall'aerodinamica. In primis il tubo sterzo molto affusolato, gli spigoli vivi e soprattutto i tubercles sul tubo verticale e sul reggisella. In the year 2000, an American marine biologist called Frank Fish and his colleagues realized that the bumps on the leading edges of whale flippers were able to improve the performance of the whale flippers and make them more maneuverable. Our legs move forward and backwards and up and down. The flow angle between the legs changes, and that could lead to separation of the flow and increased drag. So I started working on this with my students, and we realized that the bumps on the leading edge could help to control this problem. We call them aeronodes now. Each little bump produces a pair of vortices that sweeps back over the side of the tube. And those vortices help to keep the flow attached to the surface. Without that, the flow will separate away at a large angle. Queste feature così piccole e così dettagliate non sono producibili in fibra di carbonio, per cui abbiamo scelto la stampa 3D. Abbiamo scelto una particolare lega chiamata Scalmalloy, è una lega di derivazione aeronautica ed è la lega di alluminio con la più alta resistenza disponibile per la stampa 3D. Oltre a questa lega abbiamo utilizzato anche il titanio per il manubrio e per la forcella, in particolare la testa della forcella, che è una zona molto sollecitata della bici. Questo è titanio, la stampata in titanio, e questa è la stampata in alluminio. E certe forme le abbiamo fatte solo perché siamo riusciti a stamparle in 3D. Movimento più stretto, cavo più stretto, forcella più stretta, true axle. The wind tunnel is incredibly important. It's one of, I guess, the four arms that we have of optimization. We do a huge amount of computational fluid dynamics, a lot of simulation as well to understand the dynamics of the event and the demands of the event. After today, there'll be a number further tests on the outdoor velodrome and in the field to understand whether we get the same results and the correlation that we hope and we expect. La ricerca di come arrivare a fare l'ora spendendo il meno possibile. Quella è stata più un lavoro di squadra, più da laboratorio forse, capire da test fatti, da valori, da computer, dati, dove si poteva magari tagliare qualcosina o perdere qualcos'altro. Cerchi la bici più rigida per avere tutta la potenza espressa sulle ruote e di conseguenza sul legno. Ti serve anche il comfort per continuare a tenere quello stato di fatica il più lungo possibile. Deve essere ben bilanciato il tutto
e credo di poter dire che siamo arrivati a un compromesso più che buono. Un ringraziamento come sempre alle Timineo Grenadiers che ci ha messo a disposizione tutti i loro esperti più bravi, i preparatori più bravi, con l'obiettivo di sviluppare la bici più veloce di sempre. We've spent a lot of energy, a bit of money as well, on bringing this forward, but yeah, we have a really unique piece of equipment here that will be really, really hard to beat aerodynamically. Actually, we are really sure it's the fastest bike right now on the planet. Rigida, rigida. È da capire bene poi quando sarai a velocità di crociera a traiettoria in curva. Primo test è andato, dai. Buona la prima. In the DNA of Pinarello, there's always been the goal of improving and evolving technologies on how to make bikes. Sicuramente in questi 30 anni è cambiato moltissimo e noi abbiamo cercato di essere sempre al passo, se non anticipare questi cambiamenti. I think we are at the beginning of a new manufacturing process here. This is, let's call it a test, but we hope in the future we can translate this technology to the real world use. Hopefully to get rid of the production molds which are required today for the manufacturing of a carbon frame, which means be faster in the production and in development times, scanning each individual athlete, automatically creating a frame for them and then printing it to the real consumer needs and fit. Obviously on the day, it's not just the bike, it's also the human. The last 15-20 minutes, we know is always a mental game where the riders are really pushed to the limit. Durante la performance so che la prima mezz'ora cercherò di mantenere i parametri del corpo, la temperatura, la fatica, la respirazione il più stabili possibile per non disperdere energie che serviranno. Nell'ultima mezz'ora ci sarà da raschiare il fondo. We have the right equipment, we have a rider in top shape. We've done all the homework, so we are ready to go. In un evento che sai che ci hai puntato tanto, che ci hai speso tempo, fatiche, energie, hai sempre la paura sì di fallire, ma la paura di non riuscire a esprimere quello che sai di avere, magari per la tensione, magari per una giornata no, magari per tanti altri fattori che non so neanche elencare, perché bisognerebbe provarlo. Forse provare è la cosa più bella. Se poi lo batte, record meglio. I do hope you are enjoying this at home. Filippo Ganna is ragged. He is all over the machine. And he's done it. He has done it. And he's not just taken the record, but he has unified what we previously called the best human effort. What on earth then have we just witnessed? That is the fastest, the furthest a man has ridden a bicycle in an hour. We've never seen that before. We've never seen anything like that before. Oh.